questa. Sono spugni, Questa le sembra una pala antica, perché la pala è in legno, non la troverai quasi da nessuna parte. Oggi esistono tutte pale così, questa è antica. Pasto diretto e lo preso con un punto di pasta morbido, perché comunque noi rispettiamo quella che è la tradizione. Un pasto con 12 ore di irritazione. E un pizzico di sale. Manca margherita di pieno, ok. Sa parlare. Lavoro questo di con quelle prese non sono muscoline ma signora. Loro con quelle prese sono male, non si stancheranno mai di tenerti. Prosciutto crudo. Ciao, mi chiamo Paolo Pagnani.
e sono il titolare della pizzeria Brandi insieme alla mia famiglia. Questo locale è un locale storico, credo che sia il più antico di Napoli certificato, perché le origini risalgono intorno al 1760. È un locale che era già noto all'epoca dei Borboni, quando Napoli era capitale di regno delle due Sicilie. Quindi questo locale era già famoso quando capitò un altro evento che lo rese ancora più famoso, cioè nel 1889 il nostro pizzaiolo Raffaele Esposito, che era il marito di Giovanna Brandi, quindi proprietario di questo locale, furono chiamate a corte dai Savoia. All'epoca c'era Umberto I e la regina Margherita di Savoia. Gli furono commissionate 3 pizze. Raffaele Esposito realizzò 2 tipi di pizze già esistenti e fece un terzo tipo di pizza ispirandosi alla bandiera italiana, quindi verde del basilico, bianco della mozzarella e rosso del pomodoro. Presentò questa pizza alla regina Margherita, che la trovò buonissima, allorché la regina gli chiese: come si chiama questa pizza così buona? E Raffaele Esposito rispose: se permettete vorrei dedicargliela e chiamarla pizza Margherita in suo onore. E da allora, cioè l'11 giugno 1889, nacque la pizza Margherita, che poi è diventata l'alimento italiano più famoso del mondo. Noi diciamo l'ambasciatrice della cultura napoletana e italiana nel mondo. Noi vi aspettiamo nell'antica pizzeria. Qui potete assaggiare veramente la tradizione, i sapori, i colori, la filosofia, l'aria di questa città. Se volete immergervi veramente nella cultura napoletana, venite nell'antica pizzeria Brandi. Siamo qui dal 1760. Che aspettate a venire a trovarci? Grazie. Sì, però è quella là del tavolo dove mi ha fatto bloccare. Ok, però c'è. Sì, vieni. Non rinse. Oh, vero. Vai. Solo sulle pendici del Vesuvio. Guarda, è caratteristico perché c'ha la punta. Ha un sapore amaro, amarostico, però è molto buono con lo spaghetto e con i frutti di mare. Diendolo perché nasce, diciamo, appeso all'albero e cresce con questa punta così. Ma tu? Io provo. Thank you.
Questa è impastata 170-180 pizze, sai? Yummy.